E sono Pansox e ben ritrovati in un nuovo video. E sì, anche oggi un piccolo video per quanto riguarda le novità di Fortnite. Ma non vi preoccupate perché domani avrete un gran bel video su Fortnite e soprattutto anche la live, che tra poco vi spiegherò su cosa. E sono a metà del lavoro con il terzo capitolo delle stories, che uscirà martedì. Quindi arriverà tanta roba. E ringrazio sempre tutti voi per il supporto che state dando a questo canale grazie al tag Pansox. Come sempre vi dico, per chi non l'ha fatto, inserisca il tag Pansox all'interno dello shop di Fortnite. Per chi ha già il tag, grazie mille. Come avete visto in queste pochissime ore, uscirà la K47. Ma in che giorno? Il 7 novembre uscirà quest'arma, ragazzi. A quanto pare forse potrebbe dar filo da torcere allo Scaracca, ragazzi, stiamo parlando sempre di una K47. Sicuramente questa K sparerà un po' più velocemente, ma con un rinculo che impazzirà. Ma adesso parliamo del titolo. La skin dello Starter Pack. Finalmente la data è stata annunciata. O per meglio dire, per sbaglio è stata annunciata la data. Sul Fortnite cinese è stata rilasciata la data ufficiale dello Starter Pack. Non durerà moltissimo, ragazzi, ed è impossibile che nessuno di voi compri questa skin. È veramente fighissima e non vedo l'ora di utilizzarla nelle storie. È strabella, a parte che mi ricorda un pochino una delle skin alternative di Spider-Man, quelle col cappuccio e gli occhiali del deserto. Ma mi ricorda vagamente quella, soltanto con dei colori dorati e blu scuro. Veramente una gran bella skin. Ovviamente costerà sempre 5 euro ed oltre alla skin riceveremo sia lo zainetto che 600 V-Bucks. Quindi è sempre un affare. Nell'armadietto la ritroveremo nella sezione epica. Quindi conviene comprare questo starter pack? Sicuramente sì, ragazzi. Oltre ad avere una bellissima skin con zainetto, riceveremo appunto anche 600 V-Bucks da spendere tranquillamente. Ovviamente fatelo con supporto Pansox. A parte gli scherzi, è veramente una gran bella skin. Poi a metà novembre ci sarà anche il rilascio di questa skin, ma costerà 30 euro. E quindi questa no, perché è molto simile ad Havoc e il Rapace. Quindi è un po' troppo uguale alle altre skin. Secondo me è un po' esagerato il prezzo. Domani alle 5:30 ci sarà una live speciale sul canale, che sarà l'evento del cubo, perché domani alle ore 18 il cubo diventerà o si trasformerà in una farfalla gigante, un qualcosa di strano. Ma attenzione, tutto questo lo possiamo vedere non in parco giochi, perché in parco giochi non cambierà nulla, quindi soltanto in battaglia reale possiamo vedere questo evento. Che dire, vi saluto con la voce del signore della ruggine e come sempre con dolcissimo e carnissimo.